immagini e sorvolo di elicotteri. Sarà che i timori della vigilia avevano tenuto col fiato sospeso forze dell'ordine e soprattutto pellegrini, convincendo più di qualcuno a restare a casa? Ma quando la luce è tramontata sul primo giorno di giubileo e la Basilica di San Pietro si è animata dei colori della foresta, la capitale ha finalmente tirato un sospiro di sollievo e si è goduta lo spettacolo. Così la piazza si è riempita di nuovo e di più per il Fiat Lux, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il rispetto dell'ambiente, la cura della casa comune, la lotta a fame e povertà, c'erano tutti i temi più cari a Bergoglio nelle 300 fotografie che hanno preso vita fra cupola e sagrato. Un richiamo ai paesi riuniti a Parigi per la COP21 che di ambiente e inquinamento dovranno decidere per gli anni a venire. Il bilancio della questura snocciola per l'8 dicembre numeri da grande evento, ma non troppo. 50.000 fedeli per la cerimonia d'apertura, 30.000 per l'Angelus, 10.000 per l'Immacolata Concezione e 100.000 per lo spettacolo notturno. 4.000 per contro militari e agenti impegnati a vigilare sulla sicurezza attorno al Vaticano. Il giorno dopo fioccano i complimenti di chi ha messo a punto la macchina, il prefetto di Roma Gabrielli che parla di un eccezionale lavoro di squadra e il ministro dell'interno Alfano che invita a non abbassare la guardia per il resto dell'anno. Forse però c'era anche altro dietro l'affluenza leggermente inferiore alle previsioni, la volontà di raccogliere l'invito del pontefice a vivere il giubileo nelle periferie accanto agli ultimi, nello spirito della misericordia sul quale ha voluto puntare. Un evento globale e locale al tempo stesso. Verranno aperte porte sante nelle basiliche, nelle città minori, all'estero, persino nella cattedrale del Sacro Cuore di Sarajevo che durante l'assedio non poteva essere attraversata perché sotto il tiro dei cecchini. Anche i carcerati potranno ricevere l'indulgenza. Bergoglio li ha invitati con spirito di pentimento ad attraversare la porta di ogni singola cella.